Mancano pochissime ore a gara 2, siamo a Casale Monferrato al Palaferraris con Mauro Pintone. Maurino, allora, che cosa non è andato in gara 1 dopo dei primi 25, 26, 27 minuti ottimi? Vabbè, loro hanno cominciato a segnare come era prevedibile che fosse, visto che comunque i primi due tempi avevano avuto percentuali bassissime. Poi abbiamo fatto un po' di errori che adesso cerchiamo di correggere, e probabilmente hanno preso qualche rimbalzo in più, ecco, nei momenti cruciali hanno avuto un po' di seconde opportunità da rimbalzi in attacco. In gara 2 quindi basterà fare taglia fuori tutti e 5? No, non basterà, però ci darà una mano fare taglia fuori, stare un po' più attenti, e come in gara 4 a Tortona abbiamo fatto qualche adattamento difensivo, adesso vedremo se ci darà qualcosa. E sì, sicuramente un po' più di attenzione. Sui pick and roll Casale sceglie di spedire gli esterni verso il fondo, è un particolare che vi pone un po' in difficoltà? Bah, sicuramente, all'inizio della partita sicuramente ci ha messo un po' in difficoltà, perché comunque è una difesa che non siamo abituati a trovare, però anche noi la facciamo, per cui penso che non sia quello, ecco, il nostro problema.